siete andati ai concerti alla moda, coi biglietti riservati a persona, e sentite i concerti di Brahms, 10.000 lire a poltrona. Voi che avete la voglia ed il tempo di ascoltare gli assolo e gli in tre, e portate cravatte sul collo e costosi stivali sui piè, e che poi, finito il concerto, vi riunite nel bar sottostante a parlare col critico d'arte, a mangiare una pizza all'aperto, e poi dite di Bach, di Beethoven e di come suonava il pianista, sensazioni che tirano su una cosa davvero mai vista. Voi pensate che il dattilografo è un po' come il pianista, c'ha solo uno strumento differente e batte sopra i tasti inutilmente. Nessuno mai gli chiede un'intervista e c'ha gli stessi tasti bianchi e neri, ma batte frasi poco musicali, magari circolari ad uso interno o resoconti per i ministeri. Però ci batte sopra con dolcezza, magari sogna di essere alla Scala, suonar davanti alle signore in gala. Una macchina enorme senza fretta, ed inchinarsi verso l'assemblea, sfilarsi lentamente i guanti bianchi, e poi chinare gli occhi e stringersi nei fianchi, tanto per fare un poco d'atmosfera, e via le frasi sopra la tastiera, a dire tutto quello che gli piace, mentre la gente intorno ascolta e tace, e andare avanti fino a tarda sera, a raccontare lettere d'invito o comunicazioni al personale, cara assicurazione generale. Il signor Rossi si è spezzato un dito, e può chinarsi a ringraziare la gente, stanno applaudendo freneticamente, anche il maestro dice gentilmente, e uscire sorridendo dalle quinte. Non è mica che manchi di genio, ho perfino studiato francese. Io volevo dipingere quadri, ma si sa sono troppe le spese, e la barba è una vecchia mansarda, e una donna model parisien, e magari ubriacarmi la sera, e cantare e poi fare il bohemien. Mi ha fregato un concorso alle poste, e ora batto il cognome e la via, su una bella Olivetti moderna, un ufficio di periferia. Sì, lo so, non è il posto che conta, e ti puoi realizzare altrimenti, ma rimane che devo copiare 8 copie di quei documenti, e vorrei vedere Tchaikovsky, lo vorrei vedere, per Dio, cosa avrebbe tirato fuori di grande, lavorando dove sono ora io. Lo vorrei vedere davvero, con tutta la sua grande genialità, se sarebbe Tchaikovsky lo stesso, nelle poste di una grande città. Se sarebbe Tchaikovsky lo stesso, nelle poste di una grande città. La 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 la.